Ecco, non fatevi ingannare dalle apparenze, questo non è un instant book, questo rischia di diventare un testo di cui si parlerà quando si farà storia, per considerarlo la testimonianza del momento in cui per la seconda volta nella storia del Paese la democrazia in Italia è precipitata. A meno che nei prossime settimane, nei prossimi mesi, i cittadini democratici coerenti non trovino i modi per opporsi, fermare questa deriva, far invertire la tendenza a questo vero e proprio avvitamento della democrazia, e questo è il momento, questo colto dal libro Il Bavaglio è il momento che passerà, temo, alla storia come il momento del precipitare della democrazia. Perché una democrazia liberale senza i due moderni poteri di controllo, quindi di limitazione del potere, la magistratura e la stampa, una magistratura autonoma e un giornalismo libero e pluralista, ha già cessato di essere una democrazia, è già diventato qualche cos'altro che non è più democratico. Famiglia Cristiana, non un giornale estremista, ma una rivista che viene venduta la domenica nelle parrocchie prima e dopo la messa, ha parlato di rischio di fascismo. Micromega, che è molto più moderato di Famiglia Cristiana, ha sempre parlato invece di qualcosa che non è fascismo, è un regime che sempre più ci sembra però abbia un nome, è il regime putiniano. Non c'è sistema politico in Europa a cui l'Italia oggi assomigli di più, l'Italia di Berlusconi, che la Russia di Putin, dove le elezioni si fanno naturalmente, dove se voi volete fondare un partito in teoria non ve lo impedisce nessuno, se volete fondare una televisione in teoria non ve lo impedisce nessuno, ma come poi vadano le cose in effetti lo sappiamo perfettamente. L'opinione pubblica non esiste più, i mezzi di comunicazione di massa sono concentrati in mano all'uomo che ha il potere, concentrati non nella misura in cui lo sono in Italia, perché in realtà Putin non controlla ancora il 95% del sistema informativo, e naturalmente la parola democrazia è una parola priva di senso, appartiene a quella invenzione linguistica descritta in uno dei grandi romanzi sul totalitarismo, 1984 di Orwell, in cui le parole hanno il significato esattamente opposto a quello a cui si era abituati. Ecco, questo sta accadendo in Italia. Sta accadendo nella inconsapevolezza della stragrande maggioranza dei cittadini. Il che non significa che, siccome la grande maggioranza dei cittadini non lo vuole vedere, la cosa non stia accadendo. Perché purtroppo, in tutte le volte in cui è avvenuto il precipitare della democrazia in Europa, quello che accadeva sotto gli occhi di tutti, la stragrande maggioranza non lo vedeva. Io ho già detto che non parlo di fascismo per questo tracollo della democrazia, quindi non voglio fare esempi, non voglio fare riferimenti a esempi del passato per dire è come allora. No, le cose non accadono mai due volte nello stesso modo, ma non significa affatto che la seconda volta, come diceva il buon Marx, avvenga in forma di farsa. Anche la seconda volta può avvenire in forma di tragedia, ma di tragedia diversa. Allora, quando in Europa sono andati al potere i fascismi,
cioè ci sono state quelle forme di tracollo della democrazia, la gente che ha vissuto quelle cose non se ne è voluta rendere conto mentre accadeva, giorno per giorno, proprio perché giorno per giorno non si vedono di colpo tutti gli effetti, e allora si entra in una spirale di assuefazione. E è successo così in Italia. In Italia non solo la maggior parte della popolazione ha sottovalutato quello che stava accadendo con l'inizio del regime mussoliniano, ma personaggi che avrebbero dovuto avere, o per la loro statura politica o per la loro statura intellettuale, una grande capacità di lucidità, hanno condiviso la stessa inconsapevolezza della maggioranza degli italiani. Giovanni Giolitti, il più importante statista della storia d'Italia, era assolutamente convinto di poter utilizzare lui Mussolini. Lo utilizzava per dare una bastonata alla sinistra e poi lo licenziava. Sappiamo come è andata a finire.